Siamo al Salone di Parigi, il salone di casa, dove presentiamo tre anteprime mondiali, la C3 per Citroën, la 3008 e la 5008 per Peugeot. Citroën C3, di nuovo protagonista sul segmento B, che specificamente poi per l'Italia è fondamentale, visto che il segmento B rappresenta il 46% del mercato italiano, una eredità importantissima con una vettura completamente nuova, in discontinuità con quella precedente, ma assolutamente in continuità per i valori del brand. 3008 e 5008 invece è l'entrata ufficiale dopo il restyling della 2008 nel mondo SUV da parte di Peugeot. I tempi cambiano, i gusti dei consumatori cambiano, c'è uno spostamento oggettivo su questo body type, un po' che arriva dallo station wagon, ma molto che arriva dall'MPV. Tendenzialmente la tipologia di cliente è la stessa, quindi un cliente che vuole spazio ma che ama linee moderne come quelle dell'SUV, e quindi Peugeot c'è, l'ha detto con 2008, lo ribadisce con 3008 e lo confermerà ulteriormente con 5008. Il marchio DS è un marchio che deve essere premium, è un marchio che deve essere all'avanguardia anche tecnologica. Non è un caso che anche nella divisione sportiva tra i tre brand DS è nella Formula E, e non è un caso che all'interno dello stand DS ci sia la E-Tense in termini di vettura performante sull'elettrico. Quindi DS ha una sua strada. In Italia vuole sottolineare la possibilità che c'è dello spazio per il lusso alla francese. Tutti i progetti che oggi girano attorno al marchio DS sono progetti focalizzati sul cliente ed estremamente personalizzati. Quindi si arriva addirittura ad ipotizzare una vettura che sia quasi tailor-made sul cliente, ma estremamente personalizzabile. Il futuro non è solo prodotto, è anche nuovi servizi e anche mobilità. Qui al Salone di Parigi è stato messo in evidenza che i servizi a favore del cliente e la mobilità sono uno dei pilastri per la nuova strategia Push to Pass. E la novità della mobilità, la novità dei servizi personalizzati per i clienti sono uno degli elementi importanti su cui noi stiamo già lavorando per essere pronti nel momento in cui il mercato evolverà definitivamente su questi territori.